30 luglio 1983, San Alberto di Bargagli. Anita De Magistris è un'insegnante di musica, ben voluta in paese. Una vita abbastanza banale, non fosse stato per quel titolo di baronessa e per la fine tragica. Ore 23:40, Anita De Magistris sta rientrando a casa, scende dall'auto e si avvicina verso la propria abitazione. Qualcuno però sopraggiunge alle sue spalle e inizia a colpirla violentemente, con la tecnica del colpo del macello, ovvero una mazzata in fronte usata anche per macellare i vitelli. Un omicidio parte di una strage durata 38 anni. Carmine Scotti, ucciso da un colpo di pistola, 4 partigiani, uccisi a colpi di fucile, 4 persone, uccise da una mina anticarro. Federico Musso, ucciso a colpi di pistola, Maria Assunta Valletto, uccisa a sprangate. Cesare Domenico Moresco, ucciso a sprangate. Girolamo Cannobbio, ucciso a sprangate. Giulia Viacava, uccisa a sprangate. Pietro Cevasco, trovato impiccato. Carlo Spallarossa, ucciso a sprangate. Carmelo Arena, ucciso a fucilate. La baronessa Anita De Magistris, uccisa a sprangate. Francesco Pistone, controverso suicida. Dei delitti commessi, 13 sono omicidi effettuati con la tecnica del colpo del macello. Nasce il mito del mostro di Bargagli. Bargagli è un paese dell'immediato entroterra genovese. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale era al centro di una zona di confine tra aree partigiane naziste e di repubblichini. Anita De Magistris era vedova di Paul Drews, un ufficiale della Wehrmacht che nei mesi finali della guerra aveva affidato i suoi beni di valore contenuti in una cassa ad un reggimento che batteva in ritirata verso la Germania. Il reggimento era stato bloccato dalle brigate partigiane nel bosco della Tecosa, proprio dove la donna, 40 anni dopo, era andata ad abitare. Ma cosa accadde veramente nel bosco della Tecosa il 23 aprile del 1945? Una colonia tedesca, composta da camion e persone proveniente dal fronte e lunga 5-6 km, risaliva la penisola verso la Germania. A capo il camion dell'amministrazione. All'interno del veicolo erano presenti biglietti da 1000 lire, ancora confezionati in fogli da 70 cm per 80. Biglietti ancora da tagliare, metri cubi di banconote. Una volta arresisi ai partigiani, i soldati tedeschi vennero portati a Gattorna. I partigiani della brigata abbandonarono il camion con il suo ricco carico, convinti che nella nuova Italia non si sarebbe fatto più ricorso al denaro, e portarono con loro solo le armi e i muli da trasporto. Ma evidentemente qualcuno del luogo, o qualche partigiano, era convinto diversamente. Infatti, nella notte, quel qualcuno si era impossessato del denaro e forse anche della cassa del marito della baronessa, abbandonati nel bosco della Tecosa. Nella zona di Bargagli, dopo quell'episodio, nascono fortune dal nulla. Forse Anita De Magistris, 40 anni dopo, aveva riconosciuto qualche oggetto appartenuto al marito? O aveva fatto troppe domande in paese? Quell'evento della Tecosa avrebbe generato la lunga catena di omicidi seguente, ma 2 mesi prima era già avvenuto il primo omicidio, ascrivibile alle stesse mani. Era il febbraio 1945, quando avvenne l'assassinio del brigadiere Carmine Scotti. 4 anni prima, Carmine Scotti aveva denunciato e fatto condannare alcuni appartenenti a una banda di grassatori e contrabbandieri che esercitavano al mercato nero delle carni per venderle clandestinamente a Genova. La banda era denominata la Banda dei Vitelli. Questi contrabbandieri derubavano dei capi gli allevatori e addirittura dissotterravano le carogne degli animali deceduti per malattia per macellarne la carne.
un processo aveva condannato alcuni membri al carcere, ma altri erano rimasti liberi e dopo l'armistizio avevano aderito, furbescamente, alla resistenza. Approfittando della loro nuova posizione, si vendicarono del carabiniere. Lo attirarono in una trappola. Lo rapirono e lo torturarono. Scotti venne fatto sedere su una stufa accesa mentre lo interrogavano. Poi, nei giorni seguenti, venne ucciso con un colpo di pistola alla testa, non prima che gli avessero cavato gli occhi ancora vivo. 2 mesi dopo la morte di Scotti, nell'aprile 45, i partigiani bloccarono i tedeschi nel bosco della Tecosa e certamente fra i partigiani vi erano componenti della banda dei Vitelli. Questi, nottetempo, tornarono nel bosco e recuperarono il bottino abbandonato. Poi, 2 giorni dopo, si incontrarono in una villetta di Sant'Alberto di Bargagli. Lì avvenne forse la divisione di quanto sottratto, ma qualcosa andò storto e 4 partigiani, probabilmente membri della banda, vennero uccisi a colpi di mitra. Nella settimana seguente, altri 4 saltarono casualmente su una mina anticarro durante una festa di paese. Contando Scotti, la banda dei Vitelli aveva già ucciso 9 persone. Terminata la guerra nel 1946, la magistratura iniziava a indagare sull'uccisione di Scotti e sull'operato della banda dei Vitelli, interrogando inizialmente Federico Musso, becchino del paese, che permise di ritrovare il corpo di Scotti. Ma l'inchiesta non ebbe ulteriori sviluppi. Passarono 15 anni. Poi, nel 61, venne ritrovato il corpo del becchino Musso, ucciso col colpo del macellaio. Stessa fine che 8 anni dopo, nel 1969, tocca all'ex partigiana Assunta Balletto, anche lei trovata col cranio sfondato a colpi di mazza. Chissà o pensa di sapere qualcosa, viene regolarmente messo a tacere. E così tocca al campanaro del paese Domenico Moresco, anche lui ucciso a sprangate. Siamo nel 1971 e le vittime sono ormai 12. Poi è il turno, nel 1972, di un altro ex partigiano, Gerolamo Canobbio, anche lui ucciso col colpo del macellaio, seguito 2 anni dopo dalla sua compagna, Giulia Viacava. A questo punto il procuratore Luigi Carli apre un'inchiesta. È il 1974, la seconda inchiesta a Bargagli. Gli indizi erano su Francesco Pistone, 65 anni, ex carabiniere, che nel 1944 aveva disertato per entrare a far parte della resistenza. Pistone venne sospettato di essere implicato nell'omicidio della Viacava e di aver attirato Scotti nella trappola mortale. Ma gli omicidi, nonostante l'inchiesta, non si fermarono. Seguirono l'impiccagione di Pietro Cevasco del 1976, le sprangate a Carlo Spallarossa del 78 e le fucilate a Carmelo Arena del 1980. Arriviamo quindi all'omicidio della baronessa De Magistris. Siamo nel 1983. Il sostituto procuratore Maria Rosaria D'Angelo apre una nuova inchiesta, la terza, che collega 4 delitti, quelli di Scotti, Canobbio, Viacava e della De Magistris. Il 6 luglio di quell'anno vengono arrestate 6 persone, Tagli, Buscaglia, Pallarossa, Calvelli, Ferrari, Amedoro e Attilio Cevasco, arrestati per l'omicidio premeditato e pluriaggravato nei confronti dell'appuntato Carmine Scotti. Ma grazie all'indulto del 1953 per i reati commessi fino al 18 giugno 1953, vengono liberati. Nel corso dell'inchiesta erano emerse altre morti misteriose del periodo 45-46, per un totale complessivo di uccisioni pari a 22 persone. Il 20 marzo dell'85 venne trovato Francesco Pistone, impiccato al soffitto. Suicidio o omicidio? Di certo, l'ultima morte strana legata al mostro di Bargagli. Il dottor Carli, sostituto procuratore, sospende il procedimento aperto nel 74 ed ancora in corso per morte del reo Francesco Pistone,
E le indagini che erano state condotte con una certa accuratezza avevano portato a ritenere che l'autore materiale di questa, per una serie di elementi di questo omicidio, dell'omicidio della Giulia Vecchiava, fosse appunto Francesco Pistone. Con tutte le riserve dell'accertamento giudiziario, ma la convinzione era in questo senso, tant'è vero che fu indiziato in questo senso sia prima che dopo. Ovviamente il sindaco non può essere al corrente di particolari che sono sono consacrati in atti giudiziari e che erano coperti dal segreto istruttorio fin quando non fu emessa la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, quando Pistone pensò di finire i suoi giorni impiccandosi. Gli accertamenti portarono a questo e portarono ad anche a quest'altro accertamento, cioè che era legato ad un gruppo in cui Pistone era legato a un gruppo di altre persone in cui vigeva la legge dell'omertà nel senso ristretto al gruppo, cioè si proteggevano a vicenda perché ognuno aveva qualcosa da nascondere. Quindi il mostro o i mostri di Bargagli non hanno quindi mai avuto un volto. Bello, bello, Leo Schenello, o saievo me giustallo, e pia banda di vitello, brigadeo marasciallo. Belle, belle, me gambe, fede apposta per scappare, e a banda di vitello.